Venendo nello specifico al contenuto del racconto La strada perduta, che troviamo all'interno del quinto volume della storia della Terra di Mezzo, La strada perduta e altri scritti, che è stato recentemente pubblicato, vediamo che il personaggio principale è Alboin Errol, che è una variante del nome Elfwing, nome che abbiamo già incontrato all'interno del leggendario, dal momento che è il nome del primo uomo che troviamo nel libro dei racconti perduti, Eriol o Elfwing, che è quello che è entrato in contatto con gli elfi, ha sentito raccontare le loro storie e dopo le ha trascritte, le ha riportate agli uomini. In questo personaggio si rispecchia in parte lo stesso Tolkien, ma non è l'unico che incontriamo. Infatti, La strada perduta è principalmente il racconto del rapporto tra un padre e un figlio, e in questi casi troviamo un altro padre, Oswin, che è il padre di Alboin, e poi troviamo un figlio, il figlio di Alboin, che si chiama Audwin. E già da qua si potrebbe obiettare che non si capisce niente, e effettivamente non è facile da abbordare sulle prime. Comunque, una volta imparata la successione di questi padri e questi figli, le cose dovrebbero venire in maniera un po' più semplice. Abbiamo Oswin, suo figlio Alboin, e quindi il figlio di questi, Audwin. Ho detto che in Alboin possiamo riscontrare lo stesso Tolkien, dal momento che le passioni che muovono questo personaggio sono le medesime di Tolkien. È un accademico che nutre una passione per le lingue antiche, soprattutto quelle nord-europee. Anche lui, sin dall'infanzia, è tormentato da sogni di un'isola sommersa chiamata Numenor. Scopriamo che Tolkien, nella lettera 163 al poeta Odin, parla di questo suo sogno ricorrente, della grande onda torreggiante che si abbatte ineluttabile sugli alberi e sui campi verdi. Senza dimenticare che il rapporto di questo Alboin con il figlio, Audwin, sembra adombrare lo stesso rapporto che aveva Tolkien con il figlio Christopher. Anche Christopher aveva una carriera accademica, anche Christopher nutriva passione per le lingue, anche Christopher aiutava il padre nel suo lavoro, tanto da essere diventato il suo erede testamentario, il suo continuatore. Infatti noi sappiamo che tutto quello che è uscito di Tolkien dopo la sua morte deve tutto a Christopher, che si è preso la briga di curare tutta questa mole di materiali. E la stessa storia della Terra di Mezzo porta due nomi sulla copertina, quello di J.R.R. Tolkien e quello di Christopher Tolkien. Quello che è importante sottolineare è che la storia di Numenor è una storia che è andata sviluppandosi indipendentemente dallo sviluppo del leggendario tolkieniano, ma che poi, come sempre è accaduto in Tolkien, c'è letteralmente finita dentro. Infatti noi sappiamo che la storia di Numenor è uno degli eventi centrali della Seconda Era e quindi è parte integrante del mondo secondario di Tolkien, quello della Terra di Mezzo. E si potrebbero fare gli stessi ragionamenti che si fanno a proposito dell'Hobbit. Anche l'Hobbit noi sappiamo che è nato come storia della buonanotte per i figli da parte di Tolkien, con uno sviluppo indipendente rispetto al leggendario, ma poi anche l'Hobbit c'è letteralmente finito dentro, è stato inglobato all'interno della storia della Terra di Mezzo. Nell'Hobbit troviamo personaggi come Elrond, oppure città come Gondolin, tutte cose che provengono dal leggendarium. E anche la tripartizione degli elfi che troviamo descritta nell'Hobbit, con le loro caratteristiche, è presa direttamente dalla descrizione delle tre stirpi degli elfi che troviamo nel nucleo fondamentale del Silmarillion. Oswin, quando parla con il figlio ancora adolescente, dice che nomi come Alboin e Audwin, o nella versione anglosassone Elfwin e Edwin, sono ricorrenti durante la storia. Gli amici degli elfi dei tempi passati. Amico degli elfi è un epiteto ricorrente e di una certa importanza all'interno del leggendarium. Bilbo e Frodo nel Signore degli Anelli sono chiamati proprio amici degli elfi. E chi è Elfwin? In fondo è l'uomo che attraverso il suo rapporto con gli elfi, a contatto con le loro storie, doveva ritrovare la strada diritta che è stata perduta.
quella via verso l'Occidente, verso le terre beate, che costituisce un collegamento fondamentale, perché getta un ponte tra il mondo leggendario di Tolkien, che si trova a Occidente, e il nostro mondo reale. Insomma, ancora una volta, quel rapporto tra mondo primario e mondo secondario che è alla base di tutta la narrativa tolkieniana. Anche Elendil, uno dei protagonisti della storia di Numenor, della Callabetta, significa amico degli elfi. E inoltre Elrond annovera Frodo, nel Signore degli Anelli, tra i possenti amici degli elfi del passato. Hador e Húrin, Túrin e Beren, tutti personaggi umani, che sono considerati per l'appunto amici degli elfi. Anche il cognome Errol è importante. Tutti questi personaggi, Oswin, Alboin, Audoin, condividono questo cognome Errol, che è una variante di Eriol, quell'Elfwing che abbiamo visto nel libro dei racconti perduti. Per chiunque abbia letto la storia della casetta del gioco perduto, il rapporto è chiaro. È il viaggiatore marinaio umano che arriva nell'isola di Tol Eressëa e entra in contatto con gli elfi che gli raccontano le loro storie. Nella lingua elfica Eriol significa uno che sogna da solo. E già da qua possiamo vedere un insieme di elementi che contraddistinguono questo personaggio. È un viaggiatore, un amico degli elfi e un sognatore. Proprio il sogno sarà alla base di tutto questo racconto della strada perduta. Alboin è un sognatore, ma i suoi sogni hanno un carattere molto particolare, perché lui non sogna eventi, ma sogna solo parole e frasi, in lingue sconosciute primordiali, che lui chiama variamente eresseano, latino-elfico e beleriandico. E il nome beleriandico è indicativo perché evoca in noi il nome Beleriand, quella terra dove si svolgono tutti gli eventi della prima era, come leggiamo nel Silmarillion, e che poi è scomparsa perché si è inabissata in seguito alla guerra d'Ira. Di mattina, quando si sveglia, Alboin cerca di trascrivere queste parole, queste frasi che ha sentito in sogno e cerca di capirne il significato. Queste parole sembrano provenirgli da migliaia di anni prima, come se avessero viaggiato attraverso il tempo. Poi le lingue diventano due e Alboin avverte che sono collegate tra di loro, come se una si fosse evoluta nell'altra. E poi nei sogni gli vengono anche delle frasi in anglosassone, a volte anche in un proto-germanico o in celtico. I messaggi in tutte le lingue sembrano collegati tra di loro, come se le lingue appunto fossero collegate tra di loro, perché raccontano tutte la stessa storia. Parlano di una strada perduta, la strada diritta verso le terre beate di Valinor, dove ci sono i Valar. È un elemento ricorrente all'interno del leggendario tolkieniano, perché lo troviamo sin dalla prima storia, quella della casetta del gioco perduto, collegata appunto alla cornice narrativa del libro dei racconti perduti, fino alla fine del leggendario tolkieniano, all'ultima storia, alla storia di Tal Elmar, un altro uomo che si trova nella Terra di Mezzo e che ha trovato la strada per raggiungere gli elfi, guarda caso, proprio attraverso i suoi sogni. Anche da sveglio a volte Alboin pronuncia delle frasi che non sa neanche lui da dove gli vengono. Per esempio parla delle aquile che vengono dai signori dell'Occidente e che volano verso Numenor. Secondo l'idea originale di Tolkien, questa frase doveva essere ricorrente nei sogni di Alboin, che avrebbe dovuto viaggiare nel tempo sempre più indietro fino ad arrivare a Numenor, e sarebbe stato in questa circostanza che si sarebbe spiegata questa frase. Come nota Verlin Flieger in A Question of Time, che ha analizzato proprio questo racconto della strada perduta nel panorama più complesso dell'analisi del sogno all'interno del leggendario tolkieniano, questi riferimenti vaghi e improvvisati che Alboin stesso non riesce a spiegare indicherebbero un'altra sua identità e un collegamento ad altre sue precedenti incarnazioni. Non è mai detto esplicitamente, ma secondo la Flieger, Alboin e Audoin avrebbero dovuto essere una coppia di padre e figlio
che avrebbe avuto altre incarnazioni precedenti nel corso della storia, sempre più ritroso nel tempo, fino ad arrivare a Numenor e alla sua caduta. Insomma, Alboin e Audoin sono i diretti discendenti di Elendil e di suo figlio Isildur, che qui non si chiama ancora così, quindi non è Isildur, ma viene chiamato con il nome di Herendil con la H davanti. Oltre al discorso linguistico e del sogno, c'è però un altro elemento di fondamentale importanza, perché già all'inizio di questa storia si parla del padre di Alboin, cioè Oswin, che è un padre piuttosto anziano che ragiona su di sé e sul suo rapporto con il figlio. Soprattutto si rammarica di non poter portare a compimento il suo lavoro, perché è già anziano e quindi vediamo introdotto qui il problema fondamentale legato a Numenor, cioè il problema della morte. Ed egli era anche, aveva cominciato ad avvertirlo e in cuor suo ad ammetterlo solo quest'anno, un uomo stanco. Non era mai stato forte, avrebbe voluto accompagnare Alboin molto più avanti sulla strada, come probabilmente avrebbe fatto un padre più giovane, ma per qualche motivo non pensava che lui stesso sarebbe andato ancora molto lontano. Quindi poi a parlare Alboin, il figlio. Vorrei che la vita non fosse così breve. Le lingue richiedono tanto di quel tempo, così come tutte le cose che si vogliono conoscere, e il pater sembra stanco. Lo vorrei qui per anni e anni. Se vivesse fino a 100 anni, avrei solo la sua età adesso e lo vorrei ancora qui, ma non sarà così. Vorrei che potessimo smettere di invecchiare. Il pater potrebbe continuare a lavorare e scrivere quel libro di cui parlava sempre, sulla Cornovaglia, e noi potremmo continuare a parlare. Lui sta sempre al gioco, anche se non gli torna, non capisce, per occuparsi delle resse Ano. E dunque è impossibile pensare che Tolkien non pensi a se stesso, o che pensi al rapporto che il figlio ha nei suoi confronti, Christopher. Ma in questo passaggio è presente una riflessione metanarrativa del suo autore, proprio a proposito della morte, del tempo che non basta mai, perché le lingue occupano tempo, impiegano fatica, lunghi anni. E la vita non permette tutto questo tempo. C'è dell'altro da fare, c'è una famiglia da mandare avanti, c'è il lavoro e l'interesse sulle lingue, che è soverchiante, alla fine non potrà essere portato a termine come il suo autore avrebbe voluto. Sarebbe bello non dover invecchiare, vivere per sempre, portare a compimento tutto il proprio lavoro, l'interesse sulle lingue, la creazione delle lingue elfiche. E magari anche finire il Silmarillion, cosa che Tolkien non riuscirà mai a fare. Ed ecco dunque irrompere l'ossessione degli uomini, l'immortalità, quella chimera che gli uomini inseguono da sempre, che forse inseguiranno sempre, e che nella storia di Numenor gli porterà a voler invadere le terre imperiture, il continente di Aman, per obbligare i Valar a concedere loro questa immortalità che è data agli elfi, ma loro è negata. Alboin è affascinato dalla storia e vorrebbe tanto viaggiare nel tempo per vedere con i suoi occhi gli eventi del passato che si realizzano. Un giorno esprime a voce questo suo desiderio e quando si addormenta sente una voce che gli dice che questo suo desiderio si può avverare. Gli è concesso di viaggiare fino ai tempi remoti in compagnia di suo figlio Audoin e a dettargli le condizioni per questo viaggio è la voce di Elendil. Quell'Elendil, l'abitante di Numenor, uno dei protagonisti della vicenda della Calla-Bèth, che tra l'altro, guarda caso, è il primo a portare il nome di Amico degli Elfi. E si riferisce al figlio di Alboin, Audoin, come a Erendil, che è il primo nome di Isildur. E proprio Erendil sarebbe la versione elfica del nome Audoin. E significherebbe in inglese moderno bliss friend. E devono viaggiare insieme perché Alboin è le orecchie, mentre Audoin è gli occhi. In sostanza, uno deve vedere, l'altro deve sentire. Alboin dunque si sveglia ed è molto indeciso sul da farsi perché il viaggio si preannuncia pericoloso e Alboin non vuole mettere in difficoltà il figlio Audoin. Nel frattempo, però, anche Audoin ha avuto dei sogni.
ha avuto delle visioni strane che non riesce a comprendere. Anche in questo caso vediamo questa differenziazione. Cioè, Alboin sogna una voce, perché Alboin deve essere le orecchie, mentre Audoin ha delle visioni, perché Audoin deve essere gli occhi. Solo insieme padre e figlio possono avere un quadro completo della situazione. Uno vede gli eventi, l'altro capisce la lingua con cui parlano i suoi protagonisti. Alboin decide infine di affrontare il viaggio e quando si addormenta si ritrova in un luogo buio e sente che suo figlio Audoin è dietro di sé. Alboin sta per uscire di casa ma viene avvolto dal buio. Dove vanno Alboin e Audoin? Non lo sappiamo perché qui finisce il secondo capitolo. Tutto lascia pensare che non vadano da nessuna parte, cioè fisicamente non si muovono. Ma dai commenti che ha aggiunto Tolkien, sembra che Alboin resti seduto sulla poltrona della sua casa, mentre Audoin resta fermo sulla soglia. Ma mentalmente non sono più lì, sono altrove. Hanno viaggiato con la mente attraverso il sogno. E Verlin Flieger, in A Question of Time, spiega che questa idea del viaggio nel tempo attraverso il sogno sia mutuata da Tolkien dal volume An Experiment with Time del 1927, scritto da John Donne, che dice che il sogno permette di viaggiare nel tempo e nello spazio e di accedere a forme di conoscenza superiori, esattamente come sta accadendo in questo momento ad Alboin e Audoin. Nel suo libro Dan parla di questa teoria e lo chiama serialismo e fa il paragone con i passeggeri di un treno. C'è un primo personaggio, il primo passeggero, che viene chiamato Osservatore 1, che vede un determinato paesaggio dal finestrino della carrozza dove si trova a viaggiare. Poi c'è un altro personaggio, l'osservatore 2, che sta in cima a una collina, che vede molto di più, perché vede il paesaggio dentro il quale passa il treno dove si trova seduto anche l'osservatore 1. Quindi l'osservatore 2 ha una visione molto più ampia dell'osservatore 1 e la sua visione include anche quella dell'osservatore 1. E così facendo vede anche quello che all'osservatore 1 resta invisibile. C'è poi un terzo osservatore che ha un campo ancora più vasto perché vede lo scenario nel quale è presente l'osservatore 2 che guarda il treno dove c'è l'osservatore 1, quindi l'osservatore 3 vede molto di più degli altri due. E si può continuare così all'infinito. Secondo Dan, ciò che rende possibile tutto questo è proprio il sogno. È nel sogno che la nostra mente può avere accesso all'intero spettro dell'osservazione del tempo. Cosa c'entra Dan con tutto questo? Beh, si può fare un paragone con la storia della strada perduta, perché l'osservatore 1 potrebbe benissimo corrispondere a Alboin, che si trova seduto e che guarda dal suo scompartimento dal finestrino. E poi abbiamo l'osservatore finale, che invece è Elendil, che ha una visione che invece comprende quella degli altri, compreso l'osservatore 1 che è Alboin. È il sovvertimento della legge della conoscenza attraverso il progresso storico. Noi in genere sappiamo solo perché la storia va sempre in avanti, invece il sogno permette di tornare indietro, secondo la teoria di Dan. Secondo Dan, il progresso storico non è una legge, ma una regola a cui esistono delle eccezioni, come quella del sogno. Ed è proprio attraverso queste eccezioni che Alboin e Audoin possono viaggiare indietro nel tempo.